Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Io ci ho provato in tutti i modi a resistere, ma non ce l'ho fatta, perdonatemi. L'intervista della Schlein non si può non commentare. Per i pochissimi che non ne fossero ancora a conoscenza, la neosegretaria del Partito Democratico ha rilasciato a Vogue, risaputamente la rivista più letta dai lavoratori e da tutto il mondo operaio, una testimonianza che, come riportato nel sommario dell'intervista stessa, è la summa del suo pensiero. L'incipit del pezzo con la presentazione del personaggio mi ha immediatamente fatto capire la buona disposizione del giornalista nei confronti della Schlein, un atteggiamento che mi ha ricordato molto quello di Troisi e Benigni quando scrivevano nel film Non ci resta che piangere la lettera a Savonarola. La nostra faccia sotto i tuoi piedi senza chiederti nemmeno di stare fermo. C'erano quindi in maniera inequivocabile tutte le migliori premesse per redigere una splendida agiografia di Elie Schlein, ma il risultato purtroppo non è stato quello auspicato. Nell'intervista c'è però anche un secondo registro, leggermente più basso, un po' mimetizzato, ma altrettanto affascinante. Sto parlando del protagonismo sfrenato del giornalista, le cui domande avevano sempre la pretesa di avere un risvolto pseudo-intellettuale. Pseudo per me e intellettuale per lui. La prima domanda è stata: Eli, come si vince una discussione? Domanda che nasconde un velato messaggio subliminale destinato ai lettori. Io e la Schlein ci diamo del tu. Inevitabile quindi il rimando per il giornalista alla spiegazione di Giallini sulla differenza tra me coglioni e sti cazzi. In questo caso si applica la seconda. Ma ve ne leggo delle altre di domande. Come si fa un discorso game changer? O ancora, in questo momento è molto comune aderire a forme di estremismo che rompono la prassi della comunicazione. Come nuoti contro questa deriva politica? Ora, è vero che a domande di questo genere è difficile dare risposte per chiunque, figuriamoci per la Schlein, che ha come sua prerogativa assoluta quella di non riuscire mai a rispondere a ciò che le viene chiesto, ma di parlare totalmente a vuoto, infarcendo questo vuoto con tanti diciamo, in una ricerca affannosa e ansiogena per chi l'ascolta, di parole che però vengono fuori prive di un nesso logico, arricchendo l'esposizione con esempi a caso, con due Z, e correlazioni senza senso. Il tutto condito da una retorica ridondante e tracimante. Alcuni passaggi dell'intervista mi hanno però terrorizzato. Alla domanda, cito testualmente, qual è il tuo processo per prendere decisioni difficili? E anche nelle domande semplici c'è sempre la voglia di stupire del giornalista. La Schlein risponde che quando lavorava in Regione Emilia-Romagna, e qui vado testuale, per i problemi dell'educazione ho creato un tavolo in cui sedevano i gestori degli asili, i pedagogisti, la sanità, i sindacati. Eravamo 70. E lo dice con evidente e inspiegabile vanto. Ora è la palissiano che un tavolo di concertazione formato da 70 persone è molto più che inutile, è dannoso, perché in 70 non si riuscirà mai a trovare un accordo su niente e non si riuscirà mai a decidere nulla, ma proprio nulla. In 70 c'è la paralisi decisionale, ma lei ne va fiera. E tutto questo per un piccolo problema di formazione scolastica regionale. Pensate se mai dovesse prendere decisioni che coinvolgono una intera nazione. Ma poi si arriva a una domanda chiave. Tu credi nel cosiddetto power dressing? Evito commenti alla domanda perché sarebbero disdicevoli. E qui la Schlein confida di avere una consulente arbocromista, cioè una persona che le sceglie i colori da abbinare dei suoi vestiti. È la risposta più breve dell'intervista. Ma lei, come per molte altre cose del resto, ne ha completamente sottovalutato la portata, o molto più probabilmente l'ha ritenuta addirittura funzionale alla creazione della sua immagine, non riuscendo ad avere la reale percezione di quanto surreale fosse la sua risposta, che ha avuto infatti il potere di offuscare totalmente, per chiunque, tutta l'intervista, comprese le due parole dette sul femminismo e due sulla comunità LGBTQ. E allora su questi due argomenti mi ci fermo io, perché le due banalità dette dalla Schlein, condite da slogan da mercatino rionale, mal si adattano alla figura di un leader politico di un partito di sinistra. Sinceramente mi aspetterei da una femminista, lei si dichiara tale, che una battaglia e anche molto seria fosse fatta per proteggere le atlete donne dal sopruso di vedere gareggiare con loro individui biologicamente maschi, uno scandalo che negli Stati Uniti sta dilagando e sul quale le femministe, tutte,
sono come la temperatura minima di potenza, non pervenute. Per quanto riguarda invece la comunità LGBTQ, ritengo sia assolutamente sacrosanto rispettare i diritti di questa comunità, seppur piccolissima. I diritti sono diritti e le piccole comunità valgono quanto le grandi, giustissimo. E allora, se questo è il principio, mi domando perché il segretario politico del più importante partito dello schieramento di centro-sinistra parli continuamente dei diritti della comunità LGBTQ, ma non accenna mai, nemmeno con una parola, ai diritti di una fetta enorme di popolazione del nostro paese, a come affrontare un problema drammatico che abbiamo in Italia. Circa 2 milioni di famiglie, che significa quasi 6 milioni di persone, che rappresentano il 10% della popolazione italiana, e cioè un'enormità, vive nella povertà assoluta, e addirittura sono quasi 15 milioni le persone che non riescono ad avere beni e servizi come una casa adeguatamente riscaldata e un pasto proteico ogni 2 giorni. I dati che vi sto fornendo sono quelli ufficiali, rilasciati dall'Istat. Ecco, mi domando se il diritto ad una vita normale di queste persone sia meno importante di quelli degli LGBTQ, perché dei primi non sento parlare. I detrattori della Schlein, per screditarla, utilizzano sempre e solo luoghi comuni come l'essere cresciuta in Svizzera e, come aggravi aggiungono, dalla famiglia facoltosa, o l'avere un passaporto svizzero e un americano, come se tutto questo potesse mai essere una colpa. Accantoniamoli questi luoghi comuni, che sono totalmente irrilevanti e rimangono tentativi maldestri di screditare una persona. Lasciamo fare tutto alla Schlein, che a screditarsi ci riesce magistralmente da sola, come quando cerca di dare spiegazioni sul significato della sua intervista, riuscendo solo a mettere toppe peggiori del buco. In questa intervista El Schlein è riuscita a sbagliare tutto. Ha sbagliato la testata a cui rilasciare l'intervista, ha sbagliato gli argomenti da trattare, ha sbagliato i contenuti delle sue risposte, ha sbagliato il servizio fotografico. Ma a onor del vero, in qualcosa è riuscita alla stragrande. È riuscita a confermare, fugando peraltro ogni possibile dubbio, i fortissimi sospetti che si avevano su di lei prima ancora di sentirla parlare, leggendo solo il suo curriculum vitae. Poca sostanza, peso specifico nullo, scarsa cultura politica, vuoto assoluto di idee. Insomma, la regina perfetta del regno di Capalbio. Buona giornata a tutti e arrivederci al prossimo video.